dicono il nuovo esecutivo di Renzi. Pessimo inizio, dice Zaia, che chiede subito interventi su crisi economica e lavoro. Papa Francesco nomina 4 nuovi cardinali dalla nostra regione. Monsignor Parolin sottolinea veneti scelti perché instancabili. A Treviso busta sospetta indirizzata al sindaco, polizia e municipio. C'erano fondi di caffè e rifiuti per protesta contro la raccolta porta a porta. Malore alla guida a Riese, anziana si schianta contro un camion e finisce nel fossato. Terzo mortale in una settimana. Marino di Piave, l'esercito se ne va ma l'emergenza falde rimane, in balia dell'acqua ancora oltre 300 famiglie. Da Isola delle Capre a Castello di Controllo lungo la via da Cividale a Pavia, la storia di Cavolano, Trevigiana, oggi Borgo di Sacile. Buonasera dalla redazione di TG Treviso. In apertura dunque la formazione del nuovo governo di Matteo Renzi, che oggi ha prestato giuramento. Nessun Veneto in squadra tra l'amarezza dei politici di casa nostra. Beh, direi che il governo Renzi è tutto secondo copione. Ovviamente un territorio come il Veneto, che paga 21 miliardi di tasse all'anno, che di fatto mantiene l'Italia, si ritrova a non avere nella stanza dei bottoni neanche un ministro. Governatore amareggiato per il mancato incarico a un politico e un tecnico della nostra regione nel nuovo esecutivo targato Matteo Renzi. Ora, dice, non resta che attendere intervenga sulle questioni più urgenti, crisi economica e lavoro in testa. E vorrà dire che dovremmo tenere alta la guardia, continuare a battere sui soliti temi, che sono quelli dell'occupazione, che sono quelli di avere le tasse nel nostro territorio, e soprattutto chiedere che si taglino gli sprechi. Il neo premier assolto senza riserva dal sindaco di Treviso, Giovanni Manildo, renziano doc. Penso, diciamo, al di là della rappresentatività del Veneto come ministri, io penso sia fondamentale che il Veneto si faccia sentire con le proprie istanze e che vengano accolte le istanze che il Veneto solleva. Renzi rimandato a settembre senza appello da Leonardo Muraro. Parte col piede sbagliato e mi auguro che possa, nel corso del suo mandato, se sarà lungo, ma questo ho molti dubbi, trovare una giustificazione o impegnarsi a sostituire un ministro con un nostro ministro veneto. E nel nuovo governo, come ministro del lavoro e delle politiche sociali, è entrato anche Giuliano Poletti, 62 anni, presidente di Lega Coop e tra i fondatori di Alleanza delle Cooperative. Questa mattina a Villa Emo, a Fanzolo, si sono riuniti gli stati generali della cooperazione sociale trevigiana con rinnovo delle cariche all'interno di Federsolidarietà. E sentiamo allora il commento sul nuovo ministro del presidente uscente, Antonio Zamberlan. Conosce il tema della cooperazione, sa quali sono i punti di forza e i punti di debolezza e quindi auspichiamo che, proprio per il ruolo che rivestirà nell'ambito del welfare e del lavoro in particolare, riesca a intuire e con la sua esperienza possa effettivamente intravedere quelle strade che sono necessarie alla ripresa, altrimenti anche noi non ce la facciamo. Cosa si sente di chiedere specificatamente al Ministro? Dare fondo a tutte le sue conoscenze, alle sue competenze, di non perdere tempo, perché la sensazione di quello che è avvenuto in questi ultimi anni è che abbiamo avuto tanti ministri, sono cambiate tante amministrazioni pubbliche e abbiamo trovato nella strada anche tanta gente purtroppo incompetente che non sa di che cosa parla. Noi abbiamo bisogno di persone che sappiano quello che devono fare, sappiano di che cosa si sta parlando. Non è pensabile di avere gente che ha bisogno di 2 anni per capire cosa sta facendo. E se il governo Renzi si è dimenticato del Veneto, non così Papa Francesco, che oggi tra i 19 nuovi cardinali ha nominato anche ben 4 veneti con incarichi importanti all'interno della Chiesa. Dicono che il clan dei piemontesi si è sostituito il clan dei veneti. Io ho dichiarato l'agenzia che il Papa ha sulle spalle coperte adesso. 4 veneti ai vertici del governo della Chiesa. Se il laico governo italiano dimentica la nostra regione, la Chiesa valorizza il Veneto. 4 nuovi cardinali nominati oggi da Papa Francesco durante il concistorio pubblico con la consegna della berretta e dell'anello ai nuovi porporati, che sono in tutto 19. Veneto di Rosà il segretario di Stato Monsignor Pietro Parolin, vicentino come Riccardo Eziati Andrello, dal 2010 arcivescovo di Santiago del Cile, mentre è padovano Monsignor Loris Capovilla, storico segretario custode della testimonianza del beato Papa Giovanni XXIII. Infine il trevigiano di Pieve di Soligo, Monsignor Beniamino Stella, riferimento di tutti i consacrati del mondo, che non ha nascosto un po' di emozione per l'investitura, ma soprattutto per l'importante compito a cui l'ha chiamato Papa Francesco. Soddisfazione a nome di tutti i veneti,
commenti da parte del presidente Zaia, ma anche dallo stesso segretario di Stato Vaticano, che ha commentato così scherzosamente la scelta di Papa Francesco. Perché i veneti sono gente che lavora, no? Molto intraprendente. E ora torniamo a parlare invece della raccolta dei rifiuti in città. A Cassugana, in municipio, è arrivata una busta anonima indirizzata al sindaco che conteneva proprio della spazzatura, ma la busta sospetta ha fatto scattare i dispositivi di sicurezza. Una lettera anonima spedita al sindaco Manildo, piena di spazzatura, ha creato non poco scompiglio ieri mattina a Cassugana la missiva di un cittadino che evidentemente voleva protestare contro la nuova raccolta dei rifiuti porta a porta. All'ufficio protocollo la busta è stata esaminata con il metal detector, che ha riscontrato la presenza di parti metalliche. Temendo che potesse contenere materiale esplosivo o bossoli, è scattato il dispositivo d'emergenza. L'ufficio è stato sgomberato e sul posto sono arrivate volanti e Digos. Tutti i protocolli di sicurezza sono stati rispettati, fino a quando nel giro di poco tempo abbiamo appurato che non c'era nessuna potenziale offensività, diciamo, nel pacco che era oggetto della nostra attenzione, e quindi tutto si è risolto per il meglio in brevissimo tempo. All'interno della busta, fondi di caffè, carta stagnola e qualche altro rifiuto, nessun messaggio, ma l'obiettivo della protesta è chiaro. Non è che abbiamo perso moltissimo tempo a valutare che cosa fosse, però diciamo che il primo pensiero è che fosse stato uno scherzo o una segnalazione di qualche buon tempone legata alla raccolta dei rifiuti. Un gesto che di certo non ferma il cammino intrapreso dal nuovo sistema di raccolta dei rifiuti in città. È un percorso che vogliamo fare insieme ai cittadini. Certo, si chiede l'impegno dei cittadini a differenziare, ma penso che poi alla fine sia, come in tutti gli altri comuni della provincia, un'avventura che poi ci fa stare meglio tutti. Da Treviso a Paese, dove caccia proprio agli ecofurbi. Carcasse di carrelli elevatori abbandonate nella zona delle cave della Castellana a Paese. L'amarezza del sindaco di fronte alla scoperta. Per legge sarà il comune a sostenere i costi, più di 1 milione di euro, per lo smaltimento con conterina. Adesso qui parliamo di rifiuti speciali, quindi in ogni caso ci sarà un costo importante. Tra l'altro dobbiamo chiamare gli operatori, e quindi un costo dell'uscita degli operatori, le macchine, gli attrezzi, quindi comunque qualche migliaia di euro ci verrà a costare. Ora è caccia ai soliti ecofurbi. Stando al primo cittadino, verranno presto rintracciati grazie ai filmati della telecamera posizionata a ridosso della cava d'Alzilio e soprattutto grazie al numero di telaio impresso sui carrelli e sedili dismessi. Vedi qua, ci sono le sigle con i numeri. Qua evidentemente io credo che si possa anche andare a recuperare il titolare di queste cose qua, perché con le sigle e con i numeri di serie io penso che si possa fare un'azione importante qui. Adesso andremo a verificare con le nostre guardie ecologiche, vediamo cosa possiamo fare. Naturalmente c'è anche una telecamera che forse questi signori non sapevano che c'era. Vediamo. Funzione soprattutto. Certo, ma sicuramente, ma adesso vediamo col buio, magari non so se cosa si riuscirà a vedere. Comunque con i sigli del telaio e con il numero molto probabilmente qualcosa riusciremo a recuperare. L'abbiamo fatto tante volte e molto probabilmente riusciremo anche questa volta. E ora l'emergenza falde a Marino. Da ieri l'esercito si è ritirato, ma è sempre alta l'attenzione per l'innalzamento delle falde. A Marino l'esercito se n'è andato, ma resta alta l'emergenza falde. L'emergenza resta, le falde non vengono certo alimentate dalla pioggia, vengono alimentate dai fiumi, vengono alimentate in particolar modo da Piave. Ancora più di 300 le famiglie che hanno bisogno di aiuto per ripulire scantinati e garage dall'acqua. E per i militari che si sono ritirati resta la protezione civile. La protezione civile resta, ha dato la certezza anche il presidente della provincia un attimo fa, quindi noi resteremo anche per la prossima settimana. È logico che faremo un monitoraggio, è logico che tornerà anche il bel tempo la prossima settimana, speriamo che anche diminuisca questa problematica. E con i volontari l'aiuto arriva anche dall'autorità per l'energia. Le idrovore costano e, considerato lo stato di calamità, via libera all'aumento di potenza di corrente elettrica senza alcun aggravio in bolletta, così il sindaco. Ha accettato questa mia proposta e stanno già praticando questi aumenti di potenza senza l'addebito ai nostri cittadini. Ammonta a 2 milioni di euro la stima sommaria dei danni. A 20 giorni dall'inizio dell'emergenza, 800 i residenti coinvolti, vale a dire complessivamente 320 famiglie e attività produttive allagate dall'acqua che arriva dal basso. La stima, appunto, fatta delle dichiarazioni fatte dai nostri cittadini parla di 28.000 euro al giorno per i consumi e per il noleggio delle attrezzature per il sollevamento dell'acqua.
Martedì prossimo, 25 febbraio, incontro pubblico al Centro Culturale di Mareno per spiegare il fenomeno dell'innalzamento delle acque di falda. Terzo incidente mortale in una settimana sulle strade della Marca è quello che si è registrato questa mattina a Spineda di Riese Pio X, a perdere la vita questa volta un'anziana di 83 anni. Ore 9.30, oggi il terzo recesso in appena una settimana sulle strade trevigiane. Forse un malore all'origine del terribile incidente stradale che ha costato la vita a Stella Zanellato, 83 anni, residente in via Schiavonesca, Riese Pio X. Questa mattina la donna, che vive da sola, era uscita di casa per alcune commissioni. Al volante della sua Fiat Panda stava percorrendo via Cendrole, nella frazione di Spineda, quando nell'affrontare una curva ha perso improvvisamente il controllo del mezzo. Da una prima ricostruzione della dinamica da parte della Polizia Stradale Castellana, l'utilitaria ha urtato violentemente un camion di spurghi di una ditta locale che proveniva dall'opposto senso di marcia. Il conducente, un sessantenne del posto, non è riuscito a evitare l'impatto. Dallo scontro la Panda si è rovesciata su se stessa, finendo nel fossato che fiancheggia la carreggiata. Per l'anziana non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo. Sotto shock il conducente del camion, condotto all'ospedale di Castelfranco. Traffico in tilt per diverso tempo, sino a che i mezzi non sono stati rimossi. Cordoglio in paese per la scomparsa di Stella Zanellato. Un albanese di 27 anni, residente a Treviso, ha riferito ai carabinieri che alle prime ore di stamattina l'hanno soccorso nei pressi del parcheggio della discoteca Supersonic di San Biagio di Callalta di essere stato picchiato da un gruppetto di ghanesi. Il giovane è stato trasportato al Cafoncello e medicato. Ha ricevuto un pugno in faccia, riportando anche la rottura di un labbro. I medici lo hanno tenuto in osservazione per i traumi ricevuti invece alla testa. I carabinieri stanno indagando sull'episodio, ignoti al momento i motivi della lite. Solo due settimane fa la discoteca era stata teatro invece di una violenta rissa. Ora torniamo a Treviso, dove si discute in queste settimane, lo abbiamo sentito, di raccolta dei rifiuti, di pedonalizzazione, ma anche della rivoluzione dei parcheggi. Allora siamo andati tra i trevigiani a sentire come se la stanno cavando. La mini rivoluzione degli stalli a Treviso è ormai diventata concreta realtà. Ma cosa ne pensano i trevigiani dei parcheggi per carico-scarico regolati da sensori? A pagamento dopo i primi 20 minuti? Non lavora così, non può lavorare così, in questa maniera. Anche i tecnici che vengono a fare i servizi in centro, mio marito lo era, si rifiutava di fare il servizio, né più né meno, perché andare dai vigili, chiedere il permesso, venire, cosa. Allora ti dicono, ma quanto costa? Il tempo prima chi lo paga? È giusto per chi mette la macchina, parcheggia la macchina su carico e scarico, che non ha niente a che fare con i soggetti che devono lavorare, capito? Perché i fornitori a volte trovano occupati i posti carico e scarico, e non è giusto. E dove si mettono quando devono consegnare la roba? Certo che se potete agevolare chi ne ha bisogno, sì, sarebbe una cosa bella. Esatto. Magari aumentare un pochino il tempo per chi deve fare una commissione, così, perché veramente è molto imbarazzante per chi viene in città e trova questa difficoltà. Perché scappano? È il risultato della maleducazione, perché se e questi luoghi di posteggio venissero rispettati, non succederebbero poi delle azioni di rivalsa da parte del comune restringendo i tempi o modifiche varie. La nostra qualità della vita praticamente è in mano a un sistema che punta, voglio dire, a valorizzare alcuni aspetti organizzativi, ma perdiamo quello che è poi l'aspetto umano, il contatto delle persone. Ormai è più importante un parcheggio che salutare un amico che non vedi da tanto tempo. Ponte di Piave e Finale Emilia, due comunità legate dalla solidarietà, e ora ancora di più. Sentiamo perché. Un patto di amicizia che accorcia ancor più le distanze tra Ponte di Piave e Finale Emilia. È quello che hanno voluto stringere i rappresentanti dei due comuni, il sindaco Roberto Zanchetta e il collega Fernando Serioli, alla guida del comune messo in ginocchio dal devastante terremoto del maggio 2012. Fu proprio in occasione di quel disastro che le due comunità vennero in contatto. I volontari della Protezione Civile di Ponte di Piave si adoperarono per mesi per aiutare la popolazione colpita dal sisma. Da allora Finale Emilia ha dovuto vivere anche una grave alluvione, ma non ha dimenticato di dire grazie. Siamo in un momento veramente
tragico dal punto di vista delle prospettive, ma abbiamo la fortuna di avere persone come voi che ci stanno dando una mano, abbiamo la vicinanza, abbiamo tante donazioni, abbiamo tanta gente che ha voglia di fare e anche per il proprio paese dare. Anche le imprese di Ponte di Piave hanno dimostrato la loro vicinanza fornendo aiuti immediati. La nostra Protezione Civile soprattutto si è dedicata alla parte relativa alla somministrazione dei pasti nell'immediato post terremoto. Dove lo Stato non arriva, ecco che provvede la solidarietà tra comunità. Come nelle squadre di calcio si cerca di far squadra per ottenere un risultato, noi che siamo in affanno quotidianamente per i mille ostacoli che ci frappone lo Stato, dobbiamo far squadra fra di noi per cercare di garantire il minimo che purtroppo in questi tempi siamo in grado ancora di erogare ai nostri cittadini. Fare squadra prima di tutto. E come ogni sabato andiamo ora a conoscere i luoghi che ospitano la diretta della Santa Messa di Rete Veneta. Domani saremo a Cavolano di Sacile, oggi Friuli, ma un tempo terra trevigiana. Iniziamo dal campanile per raccontare questo borgo di Sacile, oggi friulano, ma per molto tempo terra trevigiana. Siamo a Cavolano, a due passi dal confine con il Veneto e Treviso, ma soprattutto a ridosso dell'Ivenza. Siamo alla destra del fiume, dove un tempo un ponte lungo la strada che da Concordia portava a Belluno, passando per gli attuali Camolli, e poi da Cividale a Pavia, decretava la fortuna di questo bosco capulano. Il campanile moderno sorge dove quello antico ricordava il castello che qui controllava il passaggio di merci e viandanti. Dove oggi c'è la chiesa, l'edificazione murata era una sorta di isola circondata dall'acqua deviata dall'Ivenza. Ancora oggi si può notare come il territorio scenda dopo la parrocchiale, parrocchiale che guarda lo stradone diritto, segno della via ungaresca descritta ancor prima del 1000. Cavolano da pascolo delle capre, radura circondata dal bosco che copriva tutta la pianura trevigiana fino al mare. Guardandola da quassù, dal castello di Caneva, oggi è una selva di cemento alternata a coltivazioni dove i vitigni ordinati attendono l'inizio del tepore primaverile che asciughi delle abbondanti piogge invernali. Sulla piana, la banderuola schiaffeggiata dal vento di Bora ricorda un po' le orde barbare che qui scesero proprio da Cividale. Con violenza varcarono il passo liventino dilagando sulla pianura veneta verso quella che diventerà la Longobardia. Terra oggi friulana, ma nella fede territorio cenedese, anche se nella storia legato profondamente alla Marca. Qui a Cavolano il conte combinò il matrimonio tra Sofia di Colfosco e Guecello da Camino, anche se poi il controllo del maniero passò alla famiglia da Cavalirio, oggi Cavalier di Oderzo. Quanta storia è passata lungo questa pianura, quante ne ha viste questa chiesa, ma soprattutto quanto ha contato quest'acqua nella storia degli uomini. La Livenza, spartiacque di culture che il ponte della modernità ha finalmente riunito. Domani a Treviso invece in programma il Festival Internazionale del Folklore, cui parteciperanno gruppi dal Portogallo, dalla Russia, dall'Ucraina, dalla Grecia, dalla Turchia, oltre naturalmente al gruppo folcloristico trevigiano. I gruppi si riuniranno in Piazza dei Signori alle 19, da lì una breve sfilata, poi tutti al Teatro Eden per assistere ai balli delle varie delegazioni. L'apertura ufficiale del festival è prevista alle 20, quindi le esibizioni, e alle 21.30 lo scambio di doni proprio tra i vari gruppi. Vi ricordo che tutta l'informazione di Rete Veneta è anche sul web, seguiteci sul sito www.reteveneta.it e tramite gli aggiornamenti costanti via Facebook e Twitter. Le nostre trasmissioni, le edizioni complete dei TG e anche Focus sono interamente visibili sul sito www.reteveneta.it e tramite la nostra application gratuita per telefonini. Alle 21.05 questa sera invece c'è il cinema su Rete Veneta con il film Anima persa. Dino Risi ha portato sul schermo l'omonimo romanzo di Giovanni Arpino. Domani mattina dalle 9.05 il Santo Rosario, a seguire la parola del Signore. Alle 10 lo avete sentito, la diretta della Santa Messa dalla chiesa di Cavolano a Sacile. Alle 13.15 Idea Formazione, alle 17.55 la rubrica Agricoltura. È tutto dunque anche per questa sera, io vi ringrazio di aver seguito TG Treviso, da tutta la redazione l'augurio di una buona serata naturalmente e di una buona domenica. Arrivederci.